Buongiorno, buon venerdì santo. Quali sono le notizie oggi sui giornali? Diciamo che lo scoop della giornata nella politica, lo scoop è la cosa insomma che gli altri non hanno, infatti ce l'ha soltanto il Corriere della Sera, in apertura del Corriere della Sera, è quello che riguarda Silvio Berlusconi. Lui attraverso i suoi avvocati, Niccolò Ghedini e Coppi, avrebbero, che è il vero grande luminare, diciamo Coppi del foro, è quello che lo ha tirato fuori dagli ultimi impicci in maniera forte, beh, insomma, hanno chiesto la riabilitazione di Silvio Berlusconi. Sostanzialmente il nostro codice prevede che dopo 3 anni dalla fine dell'esecuzione di una pena definitiva si possa chiedere a uno speciale collegio fatto da 2 giudici e 2 esperti la possibile riabilitazione in società. Come sapete, la legge Severino prevede che dopo una condanna un politico non possa essere più ricandidabile, quindi non sia titolare di diritti passivi di elettorato, beh, insomma, per 6 anni, quindi siccome è stato condannato, me lo so scritto nel 2013, il 1 agosto del 2013, Berlusconi per 4 anni riguardo alla frode fiscale, non sarebbe più ricandidabile fino al 1 agosto del 2019, ma dopo 3 anni dalla fine dell'esecuzione della pena, e la fine dell'esecuzione della pena evidentemente è stata nel 2014, perché ne ha fatto 1 anno, mentre 3 sono stati indultati come per tutti quanti i condannati, beh, Berlusconi dopo 3 anni, non dopo 6, può chiedere a un magistrato di venire riabilitato. Nel frattempo Berlusconi ha fatto anche un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la legge Severino, che è una cosa ancora più complicata, ma tutto questo per dirvi, non per leggere io oggi una lezione di diritto di procedura penale, non so come cavolo si chiama, ma perché Berlusconi vuole essere riabilitato in maniera tale che sia candidabile eventualmente a delle prossime elezioni. Diciamo che nella partita oggi complicata del governo c'è un pezzettino in più, e cioè Berlusconi sta accelerando sulla possibilità, non ridete, perché è Berlusconi il gatto dalle 7 vite, sta riprovando a mettersi in gioco alla grandissima. Beh, insomma, molto divertente. Sì, François, brigate rapide di intervento, hai ragione. Allora, per quanto riguarda invece la politica, oggi ci sono 2 grandi notizie che riguardano il partito, diciamo il governo, e cioè il ruolo del Partito Democratico. Come sapete, il Movimento 5 Stelle sta facendo una trattativa con la Lega per trovare un accordo, ma all'interno di questa trattativa c'è il macigno per il Movimento 5 Stelle chiamato Forza Italia, cioè il Movimento 5 Stelle non vuole trattare con Forza Italia, vuole trattare con Salvini, ma non vuole evidentemente fare un governo in cui Forza Italia aveva un grande peso, cosa che non è detto che a Forza Italia piaccia. Oggi c'è un'intervista peraltro della Presidente del Senato di Forza Italia, la Casellati, al Corriere della Sera, in cui dice nessun veto, ma il Movimento 5 Stelle in realtà ne pone di veti sul centrodestra, sulla parte di Forza Italia, e Salvini vuole resistere, questo in tutti i retroscena dei giornali di oggi. Ma la cosa di oggi, vi stavo segnalando, è che la stampa in maniera esplicita e gli altri in maniera meno esplicita dicono che il Movimento 5 Stelle ha un piano B, titolo della stampa, e cioè mollare la Lega e le ipotesi di accordo col centrodestra e farlo col PD. Tutto questo si scontra, ve lo dico, anche con rapporti miei personali giornalistici con molti esponenti del Partito Democratico, a partire da Matteo Renzi, che mi continuano a dire non faremo mai, 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 mai un accordo col Movimento 5 Stelle. D'altronde li capisco, come hanno detto ieri in trasmissione, mercoledì in trasmissione da me, la Ascani, ma scusatemi, ci avete fatto un mazzo così, dicendo che il governo è un disastro, che tutte le cose del nostro governo fanno schifo, che si deve riprendere tutto, che non siamo in grado di governare, che ci siamo fatti gli affari nostri, eccetera, abbiamo perso le elezioni e adesso ci chiedete di governare con voi per senso di responsabilità. Beh, insomma, io lo capisco un po' il PD, ma insomma, se siamo stati irresponsabili fino ad oggi e carnefici di questo paese, adesso dobbiamo avere il senso di responsabilità noi di fare il governo. Fatelo voi che ci avete considerato irresponsabili, cioè centrodestra e Movimento 5 Stelle. Io la vedo abbastanza semplice questo ragionamento, però capisco che poi soprattutto non da simpatizzante della sinistra sia difficile avere oggi questa posizione, ma mi sembra la cosa più banale. La cosa più banale, che però non è comprensibile a Travaglio, che è uno di quelli che ha proprio sempre detto gli impresentabili, quello schifo del PD, Renzi, Renzusconi, tutte ste stupidaggini qua, perché la politica è fatta di compromessi e di accordi, tranne che nella testa dei pasdaran della moralità
come Travaglio, improvvisamente il PD si deve ricredere. Il PD di Orlando, ad esempio, in un'intervista oggi il ministro Orlando al Corriere della Sera dice: non dobbiamo assolutamente parlare con il Movimento 5 Stelle. È lo stesso Orlando che ha fatto le leggi salvacarceri, di cui il fatto di Travaglio ci ha fatto un mazzo così. Non so se siano leggi salvacarceri o meno, ma mi chiedo come si fa a chiedere al Movimento 5 Stelle, che nel suo DNA ha tutto il contrario del PD, e come fa lo stesso Travaglio, che fino a ieri ci ha detto che questi erano dei maialoni, chiedere che facciano un governo con il Movimento 5 Stelle. E che cosa facciamo? Orlando, che era il nemico di ieri, lo ritroviamo ministro oggi? Ma a me mi viene da ridere, nel senso, la cosa più naturale è che il PD si faccia una bella, sana opposizione, o secondo quanto hanno scritto gli stessi giornali, vada all'opposizione per sempre per la sua incapacità di governare. No, invece no, adesso bisogna portarlo dentro per fare da stampella per il Movimento 5 Stelle. Io la trovo una cosa incredibile. Ignazzi oggi dice che la posizione del PD è la classica posizione da depressi. Insomma, questi perdono e vengono anche sfottuti. Io la trovo una cosa tipicamente italiana. Non sono sfottuti, ieri lo notano tutti i giornali, su 36 poltrone istituzionali, questori, segretari della Camera, vicepresidenti della Camera, eccetera, sapete a quanti sono arrivati al PD? 2. Allora, prima gli fanno un mazzo così, poi i giornali il giorno dopo gli dicono: sentite, dovete fare il governo con noi. Beh, insomma, io dico, certo che il PD continuerà a perdere elettori, come dice una nostra amica che ci scrive ora, ma mi spiegate per quale motivo non debba farlo, debba fare un governo con il Movimento 5 Stelle, debba sentire questa responsabilità istituzionale? Bello, oggi, per una volta. Il pezzo di Gramellini, peraltro anche Marco Lombardo lo fa sul giornale, perché dovete sapere che Michel Hutzinger, ma anche Cattelan, che sono due uomini di spettacolo, sono stati presi di mira dai loro follower perché non hanno espresso condoglianze per la questione Frizzi o non sono andati al loro funerale. Ma dice giustamente Gramellini e anche Lombardo: ma ragazzi, ma dove siamo arrivati? Cioè, non è che c'è questa grande necessità, cioè, voglio dire, non si deve esibire il dolore in pubblico, non si devono esibire le condoglianze in pubblico. Se uno sta zitto, può stare zitto, anche se fa parte della stessa categoria, cioè se sei un uomo dello spettacolo puoi anche stare zitto. C'è il diritto a stare zitti? C'è il diritto a non esibire il proprio dolore? C'è il diritto a non esibire le condoglianze? C'è il diritto a non andare nelle passerelle dei funerali che ci si veste come se fosse la prima della scala? Non lo so, io penso, no? Comunque, ne parla Gramellini e Lombardo. L'altra grande cosa di giornata è ovviamente il piano di Amri, cioè l'uomo che ha ucciso con un camion il mercatino di Natale nel dicembre del 2016 12 tedeschi. Bene, Amri è stato poi ucciso da due poliziotti in Italia perché sfuggiva ai controlli, e in realtà era molto presente una rete di tunisini, marocchini e un palestinese che stavano progettando un attentato in Italia. Dove lo progettavano? A Roma. In quale contesto? Ci racconta oggi Repubblica nel pezzo più, diciamo, forse dettagliato: alla stazione della metropolitana di Laurentina, è la metro B, quella che passa tra l'altro qua, che ci passa qua davanti al Palatino. Insomma, nel centro della città, nel centro, nel cuore pulsante, diciamo, della popolo della città, quella che prende la metropolitana dalle periferie, diciamo, nord e sud della città, che cerca di andare al centro. Una cosa che sarebbe stata devastante, disgustosa, come tutti gli attentati. Quello che si chiede polemicamente Borgonovo oggi sulla Verità è: ma scusate, ma se noi avevamo questo rischio terrorismo così elevato, se c'era questo rischio che i tunisini proprio durante il Ramadan parlassero di queste cose in moschea, come è emerso dalle intercettazioni, perché ce ne siamo accorti solo dopo le elezioni e non ci avete spiegato che l'allarme terrorismo era massimo anche prima delle elezioni? Domanda, diciamo, retorica della Verità di oggi. Nel senso, ce lo potevate dire un pochino prima. Beh, rinviata secondo il Messaggero la vendita dell'Alitalia, si deve discutere dopo ad autunno come fare, perché sarà un governo a prendersi la patata bollente e non può certo farlo un governo dimissionario come l'attuale. Questo scrive il Messaggero. Bello il pezzo di Taino oggi su Facebook, come sempre interessante, il fondo del Corriere della Sera che vale la pena di leggere. Interessante oggi la puntualizzazione sui morti sul lavoro, lo fa l'Avvenire. In tre giorni sono morte 10 persone. Altro che, dico io, femminicidio, di cui l'Avvenire stesso fa titoloni sul giornale. I morti sul lavoro non contano. Contavano, diciamo, in veste antipadronale 10 anni fa. Oggi quello che conta è il femminicidio. 140 gli omicidi in Italia, e quindi questa è la grande emergenza nazionale. Invece, se muoiono 10 persone in 3 giorni sul lavoro, non è una grande emergenza nazionale, perché sul lavoro non possono dire che non ci sono quelle leggi stringenti che vorrebbero fare sul femminicidio. Cioè, è banale la considerazione, anche se triste: non è attraverso una legge che purtroppo si riducono fenomeni
orrendi, incredibili, disastrosi come femminicidio, che cioè è un omicidio nei confronti di una donna, e purtroppo morti sul lavoro. Bene, e vi faccio tanti auguri di buona Pasqua, noi dovremo sentirci anche domani, anzi ci sentiamo sicuramente con la zuppa anche domani. Vi ricordo, perché non se lo ricorda nessuno in questa caccia al tesoro che c'è sempre su Matrix, quando è Matrix, quando non è Matrix, ormai me lo chiedono anche in famiglia, Matrix c'è questa sera, venerdì santo, ci sarà Matrix, parleremo del rischio terrorismo, lo faremo con interlocutori molto interessanti, servizi, inchieste, parleremo, come facciamo tutte le Pasque, della strage dei cristiani in Oriente, di cui se ne fottono il 90% dei nostri ovviamente metra pensée, e un pochino di politica, con un'intervista alla signora Le Pen che sarà tutta da vedere. Dove va la destra? Condividete questo video se vi è piaciuto, è l'unico strumento che abbiamo per diffondere la nostra parola e i nostri pensieri sulla rete con i vostri commenti, e il sito nicolaporro.it per tutti gli altri approfondimenti. Ciao!